Ciao Diana. Ciao Cinzia. Ciao Rosanna. Ciao Franci. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Aspettiamo un attimo che arriviate tutti. Ciao Carla. Ciao Carlotta. Come state? Io sto bene. Allora, domenica mattina, 19 luglio, io sono qui a Milano, fa caldo. Dai, che già sono agitata, se in più mi scrivi anche che sono bella. Comunque hai ragione. Comunque, qui a Milano fa molto caldo, però siamo qua, estate, è normale. Bene, bene. Allora, siamo pronti per le nostre meditazioni della domenica mattina, che ormai è un appuntamento fisso e ci fa molto molto piacere che tutti partecipate con enfasi, insomma, siete sempre tutti molto carini, come diceva anche Giorgio settimana scorsa, siete sempre molto gentili e affettuosi. Però ho un annuncio importante da farvi che riguarda la settimana prossima. Infatti, la meditazione di settimana prossima non sarà di domenica, ma sarà sabato 25 alle ore 9:30, quindi segnatevelo. E ciò proprio per un motivo particolare. Prima di tutto, la meditazione sarà guidata dalla nostra Francesca Oyin Vannini. Mega applauso, che insomma è sempre attenta a tutte queste situazioni e ci vuole sempre accompagnare anche quando ci sono queste situazioni così particolari. Ciao Giorgio. La situazione appunto in quello che accadrà sabato prossimo sarà una meditazione riferita alla convergenza armonica. La convergenza armonica è il nome che è stato dato ai primi eventi di meditazione globale sincronizzata che è avvenuto nell'agosto del 1987, nello specifico il 16 ed il 17 agosto. In occasione di queste meditazioni globali sincronizzate c'è stato anche un allineamento di alcuni pianeti del Sistema Solare che ha creato proprio una situazione particolare. Quella che viene definita poi da Crayon come la consegna della luce. Cosa è successo esattamente in quel periodo? In quel periodo è stata data l'opportunità e anche l'onore al genere umano di compiere una scelta. È stato chiesto ad ogni essere umano se fosse pronto a fare i cambi di energia per i quali era predisposto. Ovviamente non ci ricordiamo questa domanda che ci è stata fatta perché è stata fatta al nostro sé superiore, quindi si parla di livelli differenti. Però la risposta è stata sì, e quindi comunque questo cambiamento è iniziato e quindi tutti gli eventi che poi abbiamo riscontrato anche negli ultimi anni sono anche a seguito di questo enorme cambiamento. Di recente, il 4 luglio di quest'anno, c'è stato un altro allineamento molto particolare dei pianeti. Sia da Mercurio a Urano, tutti i pianeti si sono allineati in una parata di pianeti luminosi. E proprio in occasione di questi avvenimenti, la nostra Francesca ci accompagnerà in questi passaggi, proponendo appunto queste meditazioni che avranno anche un occhio di riguardo proprio a questo argomento. Quindi mi raccomando, ripeto, la settimana prossima la meditazione non sarà domenica mattina, ma
ma sarà sabato mattina alle 9:30. Poi ovviamente su Facebook troverete tutti l'evento creato con tutto quanto, quindi siateci. Allora, io probabilmente mi avete già visto, ho fatto una meditazione una volta. Sono Roberta, frequento l'Accademia OMI, sono molto felice, io consiglio sempre a tutti di fare questo percorso che è meraviglioso. E l'appuntamento invece della domenica mattina lo conoscete ormai tutti, siamo infatti entrati in una fase in cui la frequenza del nostro pianeta sta cambiando in modo molto molto veloce. Questi cambiamenti sono normali per il pianeta Terra, mentre invece il genere umano fa un po' più fatica ad allinearsi e a restare equilibrato in questi passaggi. E queste meditazioni servono proprio a questo, a rendere più fluido il passaggio. Ovviamente sono meditazioni brevi, sono alla portata di tutti, nel senso che non bisogna essere meditatori esperti, basta mettersi in un posto tranquillo, respirare e ascoltare ciò che viene detto. Potete scegliere la posizione che più vi accomoda, quindi potete stare sdraiati, seduti, potete mettervi nella posizione del loto, testa in giù, testa in su, in verticale, quello che vi pare. L'importante è che siate comodi e rilassati. Ovviamente possono partecipare anche bambini, perché nonostante siano in qualche modo attive, però l'importante è diciamo fondersi insieme e ascoltare quello che viene trasmesso ogni domenica. Quindi adesso sono le 9:06, più o meno ci siamo, quindi direi che possiamo iniziare a prendere la posizione che scegliamo per questa meditazione. Mettetevi comodi. Vi farò fare prima dei momenti di respirazione, anche se tendenzialmente la domenica mattina siamo già tutti abbastanza rilassati. Però, giusto per entrare bene nel flusso di quiete, e mi piacerebbe che questa mattina immaginaste il vostro cuore che pulsa, quindi il cuore pulsante. A ogni inspiro immaginate il vostro cuore che si riempie e si espande, e ad ogni espiro il vostro cuore si contrae e l'aria esce. Immaginate proprio che siate riempiti, oltre che nei polmoni, anche nel cuore, e che quindi ci sia questa pulsazione che è naturale nel cuore, ma appunto proprio visualizzatela, immaginate proprio di riempirvi il cuore, sempre facendo dei respiri che devono essere, cercate di farli abbastanza lunghi, nel senso, inspirate bene, riempite tutto quanto, trattenete un pochino il respiro prima di lasciar espirare tutto. E così fate anche prima di inspirare nuovamente, aspettate qualche secondo. Quindi mettetevi comodi e iniziamo a inspirare. Immaginate il vostro cuore che si riempie, trattenete il respiro un attimino e poi con i vostri tempi espirate. Inspirate, il vostro cuore si espande, ed espirate.
Inspiro, il cuore si espande. Ed espirate. Inspiriamo. Ti risvegli sulla cima di un monte. È un luogo familiare. Davanti a te il tempio dorato e alle sue spalle la valle degli Iris Viola. Alla sinistra del tempio, il lago, i salici piangenti, le ninfee e la scala che si protrae fino a perdersi nel cielo. Avvicinati al lago, camminando sulla riva sinistra, il vento fa danzare i salici. Ti Proseguendo il cammino, vedi un fiume affluente. Dal lago inizia il percorso verso una nuova valle. Il sole è alto nel cielo. Avvicinati al fiume. Le pietre nel suo letto creano un sentiero per entrare facilmente nel fiume. Entri e ti trovi seduto per rinfrescarti. Senti il gorgoglio dell'acqua sul tuo corpo e le cicale che cantano. Una ciotola galleggia lentamente seguendo il flusso dell'acqua. Ti osservala.
Concentrati su di essa. Desidera profondamente che andando controcorrente venga verso di te. Fino a poterla afferrare. Il suono squillante dei cimbali attrae la tua attenzione. Esci dal fiume. Camminando, cerchi di seguire il suono e hai la ciotola in mano. Qua e là raccogli qualche fiore colorato, mettendolo nella ciotola. Hai identificato il luogo da cui proviene il suono dei cimbali. Avvicinandoti, un albero maestoso di circa 20 metri prende forma tra i suoi molteplici rami. Intorno all'albero ci sono persone di ogni etnia seduti a contemplarlo. Avvicinati e siediti nella pace più completa. Dall'albero, a cadenza quasi ritmica, le foglie cadono al suolo. E noti che queste foglie, cadendo di fronte a qualcuno, vengono raccolte con gioia come un dono prezioso. Nel respiro e nel silenzio della tua meditazione, osserva le foglie staccarsi dall'albero, desiderando che si posino davanti a te. E se ne hai la fortuna, raccoglile. Mentre osservi le foglie che si staccano, fai dei bei respiri.
Inspira. Ed espira, osservando le foglie che si staccano e dolcemente si posano al suolo. Osserva le foglie che si posano dolcemente al suolo. Una mattina un uomo chiese al Buddha: "Esiste Dio?" Buddha guardò l'uomo, lo scrutò negli occhi e disse: "No, non esiste alcun Dio." Quello stesso giorno, nel pomeriggio, un altro uomo chiese al Buddha: "Cosa pensi di Dio? Esiste?" Di nuovo egli lo guardò negli occhi e disse: "Sì, Dio esiste." Ananda, che lo accompagnava e osservava la scena, rimase molto perplesso. Quella stessa sera, un terzo uomo si presentò con la stessa domanda, ma formulata in maniera diversa. Chiese al Buddha: "Ci sono persone che credono in Dio ed altre che non credono in Dio. Io non so da che parte stare, aiutami." Il Buddha non rispose, stesse in silenzio e chiuse semplicemente gli occhi. L'uomo, vedendo che Buddha era seduto con gli occhi chiusi, pensò che forse quella era la risposta, per cui si sedette e a sua volta chiuse gli occhi. Il Passò un'ora, il Buddha aprì gli occhi e nello stesso momento anche l'uomo li aprì. Toccò i piedi di Buddha e disse: "La tua compassione è immensa, mi hai dato la risposta, te ne sarò sempre riconoscente." Ananda non poteva credere ai suoi occhi, anche perché Buddha non aveva detto una sola parola. Quando l'uomo, perfettamente appagato dalla risposta, si fu allontanato, Ananda chiese a Buddha: "Questo è troppo. A un uomo hai detto che Dio non esiste, all'altro che esiste, e al terzo non hai dato nessuna risposta. E questo dice di aver ricevuto la risposta, di essere soddisfatto e riconoscente, e ti tocca i piedi. Ti chiedo di darmi una spiegazione." Buddha disse: "Ananda,
Innanzitutto devi ricordarti che quelle non erano domande tue e quelle risposte non erano indirizzate a te. Perché ti preoccupi inutilmente dei problemi degli altri? Prima di tutto risolvi i tuoi di problemi. Ananda disse: questo è vero. Le domande non erano mie e le risposte non erano indirizzate a me. Ma ho le orecchie e posso sentire, e ho sentito e ho visto. Ora tutta questa storia mi lascia perplesso. Qual è la giusta risposta? Buddha rispose: giusta? La risposta giusta è la consapevolezza. Il primo uomo voleva il mio sostegno, credeva in Dio. Era venuto qui con una risposta prefabbricata. Voleva solo il mio appoggio, per poi poter andare in giro a dire: ho ragione, anche Buddha la pensa così. A lui ho dovuto rispondere negando, solo per distribuire il suo credo, disturbare il suo credo, perché credere significa non conoscere. Il secondo uomo si è presentato con una risposta precostruita. Crede che Dio non esista. Voleva il mio appoggio per rafforzare il suo non credere, in modo da poter proclamare a gran voce che io ero d'accordo con lui. Gli ho dovuto rispondere che Dio esiste per lo stesso motivo. Se metti a fuoco il mio scopo, non esiste contraddizione alcuna. Ho disturbato il credo preconcetto del primo uomo, tanto quanto ho scosso la preconcetta mancanza di fede del secondo. Nel primo caso si tratta di un'affermazione, nel secondo di una negazione, ma entrambi sono nella stessa situazione. Nessuno dei due è un uomo che sa e nessuno dei due è un umile ricercatore. Entrambi portavano con sé i loro pregiudizi. E proseguì. Il terzo uomo era un ricercatore. Non aveva alcun pregiudizio. Mi ha aperto il suo cuore dicendomi: ci sono persone che credono e persone che non credono. Per ciò che mi riguarda, non so se Dio esiste oppure no, aiutami. Il solo aiuto che potevo dargli era insegnargli con una lezione di consapevolezza silente. Le parole erano assolutamente inutili. Quando ho chiuso gli occhi, egli ha compreso il mio suggerimento. Quando sono sceso più in profondità nel silenzio, lui è entrato a far parte del campo di energia prodotto dal mio silenzio e dalla mia presenza. Ha iniziato a scendere anche lui nel silenzio e a entrare nella consapevolezza. Al trascorrere dell'ora sembrava che fossero passati solo pochi minuti. A parole non aveva ricevuto alcuna risposta, ma nel silenzio aveva ricevuto la risposta autentica. Non ti preoccupare di Dio, non importa se Dio esiste oppure no. Ciò che importa è se esistono o meno il silenzio e la consapevolezza. Se sei consapevole, tu stesso sei Dio. Dio non è qualcosa di remoto da te. Tu puoi essere una mente, oppure Dio.
Nel silenzio e nella consapevolezza, la mente si dissolve e scompare, e si rivela la tua stessa essenza divina. Sebbene io non abbia detto nulla al terzo uomo, egli ha ricevuto la risposta e l'ha colta nel modo giusto. Grazie a tutti. Quando ve la sentite mi date un cenno, siete tornati qui. Spero stiate tutti bene. Ciao Stefi. Grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie Diana. Bene. Adesso con molta calma tornate qui nel quotidiano, nel qui e ora. Grazie a tutti di essere sempre qui, siete sempre molto carini. Vi ricordo allora che la settimana prossima non sarà di domenica, ma sarà di sabato alle 9:30 del mattino. Con la mitica Francesca Oyin Mannini, quindi grazie, grazie a tutti, quindi ci vediamo presto, tornerà anche Giorgio, tranquilli, ma anche tutti gli altri, e vi abbraccio, vi auguro una buona domenica, divertitevi, fate cose, vivete alla grande. E basta. Vi bacio, vi abbraccio tutti, uno per uno. Grazie, grazie, buona domenica e a presto. Mi raccomando, sabato prossimo. Vi vengo a prendere a casa. Ciao, un bacione. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.